Ciao, allenamento donne e allenamento uomini, c'è differenza? Jonathan Raffaelli, questa è la quinta parte relativa a una serie di video dedicati alla teoria dell'allenamento e oggi in particolare parliamo di quelli che sono i tre elementi differenzianti le donne per quando ci si approccia appunto ad allenarsi. Quello che voglio fare è cercare velocemente di farti capire quali possono essere le differenze, magari ormonali o comunque proprio di tecnica, in modo tale che tu che mi stai ascoltando possa ottimizzare il tuo allenamento e le tue performance. Una cosa voglio dirla, se me la permetti, come premessa. Molto spesso quando mi trovo ad allenare ragazze devo stare attento a quali parole utilizzo, perché mi sono accorto che le donne preferiscono parlare di tonicità, mentre noi maschi parliamo più di massa muscolare. Beh, in realtà il concetto alla base è esattamente lo stesso. Tonicità e massa muscolare sono in realtà parole, ti direi, identiche, anche se suonano completamente differenti. Questo perché? Perché molto spesso succede che quando una ragazza mi chiede aiuto, gli chiedo che tipo di allenamento sta facendo, è quasi tutto più improntato all'aerobica, perché c'è questa paura innata che fare pesi o fare pesoni, come li definiscono, possa creare un aspetto mascolino. Allora, questa cosa non è assolutamente vera, si sa, è risaputa, è riprovata, perché chiaramente per arrivare a masse muscolari enormi in ambito femminile serve, oltre che a una corretta e super precisa dieta improntata alla crescita, cosa che ovviamente la maggior parte delle persone non ha perché non è il loro scopo nell'ambito femminile, serve anche qualche sostanza illegale quando vedi determinate masse muscolari nelle donne. Per cui mi raccomando, nessuna paura, i pesi sono tuoi amici e non nemici. Detto questo, vado velocemente avanti con il video. Quello di cui voglio parlarti oggi sono appunto queste tre differenze. La prima in assoluto riguarda il concetto ormonale. Tu, ragazza, hai circa 9 volte rispetto a me, uomo, estrogeni in corpo, quindi 9 volte ormoni in più per quanto riguarda la parte degli estrogeni. Questo ti permette di avere una maggiore capacità di resistenza da una parte, di avere una maggiore capacità metabolica, di avere una maggiore capacità di recupero. Tutto ciò si traduce in ambito di allenamento in questa maniera. Hai la possibilità di poter sopportare e supportare allenamenti con ripetizioni più alte, serie più alte e di poter fare nell'ambito di una settimana più workout, ok? Quindi più allenamenti rispetto a un uomo, perché appunto questa capacità ormonale in più che hai per natura ti permette di poter fare ciò. Per cui questa è una prima differenza rispetto appunto a noi maschietti. Il secondo punto prevede il concetto di capacità di affaticamento e questo significa, come dicevo poc'anzi, che hai maggiore sopportazione alla fatica rispetto a noi maschi e quindi questo non solo ti permette di poter avere una maggiore, come si dice, capacità di smaltire metaboliti prodotti dall'allenamento, eccetera, eccetera, e non solo ti permette di avere la possibilità di eseguire un numero di ripetizioni più alte, ma si traduce anche nella possibilità di poter tenere un tempo di recupero tra i set minore rispetto a maschio. E quindi questa è una cosa importante da tenere appunto sotto considerazione quando si fanno le progettazioni, perché è un punto chiave fondamentale per poter fare dei passi importanti nello sviluppo della tua tonicità. La terza caratteristica da prendere in considerazione per un allenamento al femminile è, o meglio, deriva da uno studio del 1993 di un'università americana, non ricordo precisamente il nome, la quale mise a confronto la parte superiore e la parte inferiore di un uomo e di una donna in ambito di allenamento. Quello che è venuto fuori è che la donna per la parte superiore ha circa il 50% in meno di capacità di forza, mentre per le gambe si parla di una percentuale intorno al 66%. Quindi ovviamente ciò si traduce anche nella praticità di un allenamento in questa maniera, ovvero che una ragazza rispetto a un maschio ha meno capacità di fare allenamenti esplosivi, ok? E ha più produttività se i suoi allenamenti sono con movimenti lenti e controllati. Ciò però non significa, e qui vado verso la conclusione del video, che bisogna fare tutta ad un erba un fascio, ovvero che tutto o è bianco o è tutto nero. Ovvio che ogni tanto bisogna ibridizzare questi concetti, fare cose
che gli uomini fanno e farle fare anche alle donne, quindi ad esempio lavorare con pesi alti, lavorare ad esplosività, eccetera, 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 e ovviamente viceversa, quindi noi maschi lavorare un po' più alla femminuccia, ovviamente permettimi il termine scherzoso. Quindi io spero di essere stato abbastanza chiaro, spero di averti dato delle informazioni interessanti come sempre. Se hai bisogno di chiedermi qualcosa in più, contattami senza nessun tipo di impegno. Se poi vuoi provare a fare una progettazione più mirata per quelli che sono i tuoi obiettivi e quindi programmata con logica sia in ambito di allenamento sia in ambito di nutrizione lavorando con i macros, quindi proteine, carboidrati, grassi durante tutta la tua giornata, sia a un ambito di programmazione e integrazione, quindi pacchetto completo, allora vieni a trovarmi direttamente in negozio piuttosto che contattami tramite telefono o comunque tramite canali social. Prima consulenza, ti ricordo, è gratuita, quindi nessun tipo di paura, nessun tipo di impegno, anche se ci facciamo solo una semplice chiacchierata. Inoltre, e qui concludo, se ti è piaciuto questo video ti prego di mettere un like sulla manina qua sotto, in modo tale che io possa capire che i video che sto facendo e ciò che sto dicendo sia di tuo gradimento e la direzione sia giusta. Se vuoi lasciami pure dei commenti in modo tale che possa aggiustare il tiro per le prossime volte. Io per adesso ti saluto, ci vediamo settimana prossima con la sesta parte. Ciao!